oggi video organizzazione in collaborazione con Terry Prodan e con Sorrisi Azzurri. Tratteremo l'argomento, ognuna di noi tratterà l'argomento in modo diverso, in base alle proprie esigenze, in base alla propria famiglia, in base al proprio metodo organizzativo. Io tratterò l'argomento organizzazione nel senso un po' più ampio del termine. Mi spiego. Non mi sento in grado adesso io di poter insegnare a voi un metodo organizzativo perfetto, quindi potervi dire questa cosa, casa, la mia cucina è organizzata in questo modo, la mia camera da letto è organizzata così, la camera dei bambini è organizzata in quest'altro modo. Non è un periodo della mia vita in cui ho praticamente sotto controllo questo aspetto, ci sto ancora lavorando e quindi non posso insegnarvi nulla, però voglio farvi vedere come intendo io l'organizzazione familiare, quindi un concetto un pochino più ampio. Come riesco a giostrarmi tra le varie scadenze, incombenze da pagare, imprevisti, o per esempio quando cerchiamo quello scontrino o quella fattura di quella cosa che abbiamo comprato perché quindi era in garanzia e dobbiamo e non lo troviamo. Abbiamo la soluzione a tutto questo. Io ho risolto semplicemente con un binder, che è praticamente una cosiddetta agenda di casa, dove l'ho divisa in sezioni e ho organizzato tutte le attività della mia famiglia, tutto ciò che riguarda la mia famiglia, l'ho organizzata in questo quaderno, in questa agenda, che adesso vi farò vedere come l'ho creata, come si è sviluppata la cosa. Spero che possa piacervi questo video. Sotto, nell'info box vi metto il link delle altre ragazze che hanno partecipato. Andate a vedere anche i loro video. Noi ci vediamo dopo. Allora ragazze, questo qui è il mio home binder, la mia agenda. Non è altro che un raccoglitore con i due anelli. È un raccoglitore dalla copertina personalizzabile, perché qui abbiamo la copertina di plastica che si solleva e all'interno si può inserire quello che si vuole. E anche il dorso è personalizzabile, anche qui c'è un'apertura dove si può inserire un foglio, soltanto che io al momento non ho ancora inserito niente, però ho intenzione di inserire un foglio con una scritta. Allora, com'è composta questo home binder? Praticamente quindi all'interno dell'agenda stessa c'è questa tasca qua in plastica dove si può riporre qualsiasi cosa, e qui ho messo dei post-it che vi possono servire per fare delle annotazioni. Qui invece è una specie di leggenda. Allora, questi fogli io ho semplicemente stampato delle immagini, prese delle immagini da Pinterest, poi le ho salvate, messe su un foglio A4, riadattato la pagina, scritto quello che mi interessava e stampato. Avrei voluto stamparle a colori, però per una questione di tempo, per velocizzare un po' il tutto, l'ho stampato con una stampante bianco e nero. E quindi è così come vedete. Questa qui, poiché io ho diviso per ogni sezione, per ogni cosa che mi interessava, ho creato una sezione, ognuna di essa l'ho suddivisa per un colore. E qui ho messo la leggenda che fa vedere ad ogni colore cosa corrisponde, così per andare a cercare, quindi in maniera più veloce, quello che mi interessa quando mi serve. Allora, i divisori sono dei semplicissimi divisori che si acquistano in tutte le cartolibrerie e sono 12. E al momento ne ho utilizzati, se non erro, o 11 o 10. Allora, ho diviso per quello che sono le esigenze della mia famiglia, per quello quindi che a me serve. E l'ho diviso per conservare le buste paga, le mie, le buste paga di mio marito. Per dividere le fatture, le bollette, tutte le utenze, i finanziamenti che possiamo avere, documenti bancari, quelli che arrivano per posto, quando si fanno dei versamenti, prelevamenti, si hanno le ricevute, eccetera, quindi le possiamo conservare qui dentro, gli scontrini e le garanzie,
I documenti per la dichiarazione dei redditi, i documenti per l'auto, la pediatria per mio figlio e mia figlia e l'asilo. Vediamo nel dettaglio per sommi capi cosa ho fatto. Quindi questo qui è la leggenda di quello che è all'interno, di quello che raccoglie questo raccoglitore. Come vi dicevo, ho preso delle immagini da Pinterest, le ho stampate e le ho incollate semplicemente con la colla sul divisorio, sulla pagina del divisorio che ho acquistato. Allora, questa è la sezione delle mie buste paga. Non vi farò vedere nel dettaglio come, quando, eccetera, però qui sono le mie buste paga suddivise per azienda dove lavoro. Questa invece è la sezione delle buste paga di mio marito. Questo non è lui, sempre un'immagine presa dal web, allontano un po' per non vedere la privacy, eccetera. E questa invece è la sezione dove io conservo le bollette, i pagamenti delle utenze e tutto il resto. Allora, quindi, e poi come vedete, qui ho messo il nome di quello che è scritto praticamente sulla pagina stessa, però per cercarlo più velocemente l'ho scritto anche qua. Questa è la sezione quindi delle utenze e cosa ho fatto? Io avevo questo, ora devo cercare di aprire. Okay. Io avevo sempre preso sinceramente dai cinesi questo divisore, come lo vogliamo chiamare, questo raccoglitore in plastica, possiamo porto questo porta documenti in plastica. Io non ho fatto altro che forarlo, metterlo all'interno di questa sezione, scrivere con il pennarello indelebile che cosa andavo a conservare, perché questo è che praticamente è il divide le varie sezioni e quindi qui ho conservato le fatture, le utenze dell'Enel per esempio, le utenze del gas e i finanziamenti in corso che noi abbiamo. Quindi quando mi arriva qualche bolletta, io ripongo qui la fattura, una volta che pago il bollettino, la allego alla fattura e quindi è tutto all'interno di questo raccoglitore. Questo qui invece riguarda i documenti bancari, e qui sempre allontano ed è quello che mi arriva dalla banca. Questo qui invece è la sezione che riguarda gli scontrini e le garanzie, quindi quando io acquisto qualcosa mi faccio la fotocopia dello scontrino, lo inserisco qui dentro e so già quando sfortunatamente si dovesse rompere, dove posso trovarlo per poter richiedere la garanzia, se in garanzia o per verificare se in garanzia o per verificare da quanto tempo l'ho comprato, quanto l'ho pagato, eccetera. Questa qui invece è la sezione della dichiarazione dei redditi, dove vengono conservati gli scontrini fiscali, le fatture, le ricevute mediche, la certificazione unica del datore di lavoro, gli interessi sul mutuo e altre cose. Quindi tutto all'interno qua. E quindi l'anno prossimo, quando sarà maggio, aprile, periodo di dichiarazione, non devo fare altro che prendere tutto ciò che è all'interno di questa cartellina, di questa busta trasparente, e la dichiarazione, perché sono io, la faccio io, e fare semplicemente la dichiarazione dei redditi, senza andare a cercare in giro per casa cose che sono già all'interno di questa busta. Questa invece è la sezione che riguarda la manutenzione auto. Allora, noi abbiamo due auto, io ho, e al momento è bianco per, diciamo, non far vedere, però dopo che finirà il video andrò a compilarlo. Allora, noi abbiamo due auto, una per me e una per mio marito. Qui ho messo la scadenza del bollo, la scadenza delle assicurazioni, la scadenza della revisione e la manutenzione. Cioè, quindi io qui andrò ad indicare quando scade il bollo, quando l'assicurazione, quando la revisione e quando all'interno, nel corso dell'anno, sono state fatte delle manutenzioni alla macchina, come per esempio la riparazione di una gomma, il cambio delle gomme, il cambio olio, se la macchina ha avuto qualche problema, eccetera. Quindi così ho sotto controllo tutto ciò che riguarda la
l'amianto. Non so, non ricordo quando c'è l'assicurazione. Basta consultare questi file e subito vediamo quello che ci interessa. Questo qui invece è la sezione che riguarda i bambini, e cioè quando li porto al pediatra, quando hanno fatto la vaccinazione, se hanno avuto un raffreddore o una malattia in particolare, che medicine hanno assunto, diciamo di che malattia hanno sofferto all'interno dell'anno. Quindi questo è quello del 2015, che non è completamente compilato, sempre per, diciamo, come avevo detto prima, per una questione di privacy al momento, perché li ho cancellate, dopo le andrò a riscrivere. Questo 2015, farò la stessa cosa per il 2016. E eventualmente qui, per esempio, io ho un esame che ha fatto mio figlio e ho allegati gli esami, sempre a portata di mano. Questo invece è quello della bambina e vale, ed è lo stesso discorso come prima. Questa invece è la sezione dell'asilo. Io ho creato una tabella, semplicemente in Excel, quindi dove ho messo in alto tutti i mesi dell'anno, mentre a fianco ho messo la retta scolastica dell'asilo che vado a pagare ogni mese, i corsi che il bambino effettuerà e che mi proporranno sempre all'interno del mese e quanto io vado a pagare questi corsi, se fanno delle gite, il costo di ogni gita, il materiale che mi chiedono a scuola, perché mio figlio va a una scuola privata, quindi tutte queste cose sono tutte a pagamento. I compleanni dei bambini, per annotarmi quando, in quale mese, chi bambino festeggia quel compleanno, eventualmente i regali che si faranno, ecco qui. Se facciamo dei regali alle maestre, anche qui vado a compilare quanto speso per quale maestra, per quale ricorrenza, e varie ed eventuali. In modo tale che io ho quindi questo prospetto, e io a fine anno posso sapere quanto mi è costata la scuola di mio figlio, tra retta scolastica ed extra, che corrispondono mediamente a tutte queste voci qua. Se ci sarà qualcos'altro, non dovrò fare altro che aggiungerlo. L'ultima sezione è poi la quella delle varie, perché ho delle raccomandate che ho fatto e devo allegare alla lettera che ho inviato e basta. Dietro poi ho dei fogli trasparenti che potrò utilizzare all'occorrenza, e questo è un divisore che mi è avanzato. Allora, questo binder è in fase di progettazione, nel senso io l'ho fatto, però secondo poi le esigenze che si verranno a costituire, io potrò integrarlo, dividerlo, togliere qualsiasi sezione a seconda quindi di quello che io necessito e che la mia famiglia necessita. La maggior parte mediamente sono tutte qua quello che io ho bisogno, quindi non ho per esempio il menu settimanale, perché quello, seguendo una dieta all'interno della settimana, io so già cosa mangiare, e quindi ce l'ho da un'altra parte, ce l'ho in cucina, che adesso vi faccio vedere. Quindi ho portato di mano il menu e so giorno per giorno cosa devo cucinare, cosa devo comprare, eccetera. Questo invece è quello che racchiude tutto ciò che riguarda poi tutto ciò che riguarda la mia famiglia. Ho soltanto da parte le carte per quanto riguarda l'acquisto della casa per il mutuo, perché lì ho una cartellina a parte, però tutto il resto è all'interno di questo raccoglitore, quindi tutto ciò che mi serve, facilmente reperibile, facilmente consultabile, non solo da me ma da tutta la famiglia, anche perché poi la leggenda è, voglio dire, abbastanza chiara. Questo invece, come vi dicevo, è dove io ripongo il menu settimanale. E ho creato, questo l'ho fatto tutto io, e sul mio blog c'è un post apposito dove ho fatto vedere passo passo come l'ho creato. Non è altro che un cartoncino di quelli rigidi che ho rivestito con della carta regalo colorata, ho attaccato con la colla i post-it, ho creato io con una scatola di cereali, tagliandola, il portapenne che vedete qui,
E con delle mollettine piccole ho semplicemente messo il menù settimanale, esatto, il menù settimanale, la dieta di mio marito che ho sempre a portata di mano che consulto. Quindi questo qui mi serve a varie funzioni. Sotto questo c'è il calendario, eventualmente quindi qualche impegno, qualche cosa io lo posso segnare direttamente. Ci sono tutti i post-it che, e le penne, quindi quando ho qualcosa da scrivere, resta della spesa o qualcosa di urgente da segnare o da ricordarmi, faccio altro che scrivere, staccare il post-it e attaccarlo dove mi serve. Quindi questo qui è sinceramente funzionale e pratico perché io riesco a fare diverse cose e subito. Per esempio, anche quando devo congelare qualcosa, io questo ce l'ho, è una parete proprio a fianco alla mia cucina, a fianco al mio frigorifero. Quindi quando io devo congelare qualcosa non faccio altro che scrivere su un post-it di questi qua che cosa sto congelando e quando io l'ho congelato e attacco il post-it all'interno sul contenitore in plastica e lo congelo. Così so che cosa c'è al suo interno e quando è congelato. Allora, io spero che il video sia stato utile, spero che, come nella maniera in cui ve l'ho spiegata, sia stata una maniera abbastanza chiara. Io mi ci trovo bene perché ho tutto a portata di mano, tutto quello che mi serve. Questo qui è il logo del mio blog, ecco perché ho messo questa immagine. Se vi può interessare, vi posso mettere i PDF di quello che ho creato, delle sezioni che ho fatto o dei fogli all'interno, come per esempio quella della manutenzione auto o dell'asilo, sul mio blog, così da poterlo stampare. Andate a vedere anche i video delle altre ragazze. Alla prossima!